Tutto è settato, controlli fatti. Oggi guarderemo come utilizzare questa roba qua, il gas. Per essere veloci spesso non bisogna essere veloci anche in tutto quello che si fa, nel senso che la manopola del gas, vedete, si può modulare, non è un pulsante, quindi si può dosare. È importante a volte riuscire ad aprire nella maniera corretta, a volte se apri lentamente puoi essere più veloce, lentamente ma non tanto quanto lo sto facendo io, mi raccomando. Se vi accorgete che avete aperto, diciamo, troppo lentamente e quindi andate in maniera più aggressiva al gas, il giro dopo potete provare ad aprire un po' più anticipatamente il gas, ma sempre in maniera dolce, in maniera tale che seguite la coppia del motore, che non cercate, diciamo, di anticiparla, perché o il motore comunque non ce n'è abbastanza per seguirvi o rischiate di perdere grip o di far imbizzarrire la moto. Quindi cercate di guidare sempre fluidi e parzializzare il gas, andare con calma e vedrete che aprendolo lentamente in maniera omogenea arrivate a tutto gas sicuramente prima che se provate ad aprirlo in maniera molto aggressiva on off come può essere un pulsante. Andiamo a vedere qualche video. Vedete, abbiamo visto la differenza tra aprirlo molto velocemente e aprirlo in maniera un po' più lenta, dove comunque ci permette di essere più fluidi, più morbidi, meno in affanno anche sulla guida. Ripeto, non sempre muoversi velocemente vuol dire essere più veloci. Tante volte bisogna cercare di essere fluidi e rispettare, diciamo, quello che la moto vuole fare, e anche con il gas è fondamentale, diciamo, gestire il cervello della moto, che è il motore, in maniera fluida, i tempi necessari. Guardate il gobbo. Comprati la mountain bike alle Roi Merlè, fatta almeno 15-20 gradi. Sentite il Ferrari della preparazione del motociclismo. Comprati una bici alle Roi Merlè. Un androlone. Quanti chilometri deve fare poi al giorno? Ma secondo me è 15. Ah, oh, aspetta che... Oddio! Porca puttana, questo è cattivo. Questo me la paghi.